testimonianza tangibile della tradizione contadina cannolese è il Museo dell'Arte Olearia. Inaugurato dalla Proloco il 5 maggio 2012 dopo un attento restauro, il museo sorge in un antico frantoio fortemente voluto e realizzato dalla famiglia Piccinno intorno alla metà dell'Ottocento, per poi essere ceduto alla famiglia del cavaliere Ubaldo Villani. Visitando il museo ci si imbatte in due differenti sistemi produttivi perfettamente riprodotti. Quello più antico, a trazione manuale animale, e quello moderno, di tipo meccanico-elettrico. Vi è una sezione del museo dedicata agli antichi strumenti di lavoro. Essi, donati dai cittadini cannolesi, sono esposti in una stanza adibita allo scopo. Inoltre, una piccola sezione archeologica del museo è dedicata ai reperti recuperati nel territorio di Cannole e accuratamente catalogati ed esposti al pubblico.